la fuga romantica della principessa Margaret d'Inghilterra, invaghita dello scudiero di suo padre, Re Giorgio, ad accendere un faro su Roma. Siamo alla fine degli anni 40. L'indomita sorella della futura regina Elisabetta, con quell'amore proibito, ispira una delle più belle storie d'amore romantico. Vacanze romane con Gregory Peck lancia una giovanissima Audrey Hepburn, fino ad allora quasi sconosciuta. Ma c'è un altro evento strepitoso in quegli anni nella città eterna. Tyrone Power e Linda Christian si sposano nella chiesa di Santa Francesca Romana. Il matrimonio viene seguito da migliaia di fan in delirio per quelle celebrità. Le foto fanno il giro del mondo e il mito del bel paese si rinsalda. Sta nascendo la dolce vita, Cinecittà è la Mecca del cinema, ma non è l'unica meta. Nel cuore di star, principesse e re. Farouk, noto buongustaio con la passione per il gentil sesso, amava oltre misura Sanremo, che rese celebre con il suo leggendario yacht e le sue giocate milionarie. Tra tutte, la stella che brilla di più è Capri. I divi più acclamati sbarcano in quel paradiso in terra per la gioia di paparazzi e fan. Negli anni 60 la strepitosa Jacqueline, già Lady Onassis, inventa lo stile caprese. La Merkel adora Ischia, Madonna sceglie sempre la Puglia. Dalla politica, alla musica, al cinema, ancora oggi le star scelgono di lasciarsi incantare dal fascino Made in Italy.